del sistema produttivo che interessa il corso Vittorio Emanuele, in particolar modo non solo per questa iniziativa, ma per l'iniziativa di sensibilizzazione, giusto qualche giorno fa, in occasione della giornata internazionale contro la violenza sulle donne. I commercianti sono stati coinvolti e penso che sia... che sia il miglior significato di ricordare o comunque diffondere cultura del rispetto verso le donne e verso tutte le nostre le persone che ci circondano. E quindi li ringrazio perché è quello il contagio che è più utile ed è indispensabile, cioè non l'iniziativa dell'istituzione, ma quando è la città che fa proprio le iniziative promosse da istituzioni. Città, cittadine, cittadini, commercianti, cioè persone che poi sottraggono anche minuti, ore preziose del loro tempo all'attività, al loro lavoro per restituire un qualcosa alla comunità in termini di sensibilizzazione, in questo caso su un tema purtroppo molto importante e attualissimo. L'altro elemento è, invece passiamo alle cose più belle, che immediatamente ci mettono nel clima natalizio dell'attesa del 24 notte e dei doni che sempre più sono caratterizzati da doni legati al cibo e quindi il cibo, l'organizzazione delle casette di Natale che hanno oltretutto ottenuto, ricordate, proprio all'inizio, il primo anno, un risalto anche di livello nazionale, dove eravamo state citate tra le prime 10 città, è un programma triennale, quindi faremo ancora meglio poi negli anni successivi, negli anni prossimi, voglio quindi ringraziare i commercianti del Corso Vittorio Emanuele, il Consorzio, tutti coloro che stanno operando nel corso, nell'organizzazione degli eventi in relazione a questa iniziativa del Comune che è stata immediatamente colta dai promotori, coinvolgendo anche, ed è interessante questo, anche in relazione alla campagna che ci vede coinvolti già da qualche settimana sulla candidatura di Cagliari città sostenibile, in relazione al turismo sostenibile, in relazione alla sostenibilità, in relazione all'organizzazione anche di eventi sostenibili. Quindi il fatto che tutti gli eventi abbiano una caratteristica come questa e che questa caratteristica di sostenibilità possa contagiare altri anche lì con buone pratiche, sicuramente ci colloca in una ai blocchi di partenza in una buona posizione su questa sfida con altre città europee. Ricordo che l'unica città italiana che ha superato la preselezione è Cagliari, quindi è una sfida con altre realtà d'Europa, per cui Sardex, un sistema innovativo a chilometro zero di contributi e aiuti, no? Di scambio, una Giudu Gambia, una Giudu Dorrau degli anni 2000 di fatto, beh sì, è così. E poi gli elementi dell'innovazione tecnologica, del risparmio energetico, delle nuove società che su questo, come Energy, che su questo fondano, come dire, la loro missione di intrapresa economica, penso che sia un elementi, come vedete, che poi da cosa nasce cosa. Il primo anno non era così, anzi c'erano molti dubbi, resistenze. Poi aver avuto quel rilancio a livello nazionale ha, diciamo, se stiamo alle metafore di Capodanno e Natale, il tappo dello champagne, dello spumante, anzi meglio spumante sardo, via, moscato, sì, frizzantino, insomma, ognuno brutta, ognuno possa scegliere, ma sardo, che il tappo sia partito a quel punto, e a quel punto, come dire, l'anno successivo ulteriori innovazioni, oggi un sistema che comunque tanto è vero che l'altro giorno, e chiudo veramente, l'ho fatta lunga, l'altro giorno abbiamo fatto una delibera che riguardava tutt'altro, la preoccupazione era: ma spariscono le casette nel corso Vittorio Emanuele per Natale? No, e invece la delibera riguarda tutt'altro, quindi significa che c'è una richiesta invece che questo intervento sul corso rimanga, prosegua e, perché no, migliori di anno in anno. Grazie.
I mercati di Natale sono quello che noi ci aspettavamo e ringrazio veramente il consorzio che è diventato un CCN, faccio gli auguri anche per questo, perché diventare un centro commerciale naturale, quindi poter attingere ai finanziamenti regionali, è sicuramente un passo in avanti che è frutto di un grande lavoro di organizzazione e di presenza sul territorio. Quindi ringrazio per tutti questi anni in cui sono ormai siamo giunti alla terza edizione, nei quali i mercatini di Natale hanno dato proprio quel valore aggiunto che noi ci aspettavamo quando abbiamo pensato con il sindaco, la giunta di tutto il servizio, che ringrazio sempre per la sua efficienza e operatività, perché abbiamo pensato di dare qualcosa in più al Natale cagliaritano. La città è viva, in continuo fermento, i lavori di riqualificazione erano ormai avviati, la città si stava rimpadronendo di spazi, le famiglie stavano di nuovo frequentando il centro storico e continuano sempre di più a frequentarlo, è una valenza turistica per il territorio notevole, il trasporto pubblico locale funziona a meraviglia, siamo tra le prime aziende italiane come efficienza, quindi puntualità, quindi ogni anno si mettono a disposizione proprio perché questi mercatini hanno avuto un tale successo, quindi tanta affluenza di pubblico, il CTM mette a disposizione le navette che snelliscono il traffico e quindi portano dal Largo Carlo Felice fino al mercato di San Benedetto, passando per tutte le vie dello shopping, quindi oltre alle linee che abitualmente percorrono la città, c'è anche questa valenza in più. E ricordo che grazie alla intercessione, anche quindi alle interlocuzioni con l'assessora Luisanna Marras e il consorzio, e quindi tutti i residenti e le attività produttive del Corso Vittorio Emanuele, abbiamo, grazie sempre al grande supporto del CTM, ripristinato la linea 1 nella parte del corso che non è pedonale. Quindi tutte queste attività danno un valore aggiunto alla città, quindi la città si prepara per un Natale coi fiocchi in tutti i sensi, perché poi nei prossimi giorni parleremo di tutta l'animazione che abbiamo pensato per tutto il periodo natalizio fino a Capodanno ovviamente. Per raccontare anche quest'anno il Natale, un Cagliari coi fiocchi. Ci sono tante novità, sono lieto di essere qua presenti con due aziende molto importanti, ovviamente con il nostro sindaco e l'assessore che chiaramente ci hanno portato fino a questa terza edizione insieme. È stato un anno molto particolare dal punto di vista organizzativo, perché siamo riusciti a dare un qualcosa che secondo me è veramente il senso di quel valore aggiunto che ci serve come commercio, che ci serve come centro e ci serve come associazione di commercianti. Cagliari Natale coi fiocchi, 40 casette quest'anno, una casetta in più rispetto all'anno scorso, circa 50 stendisti e circa 400 aziende che insieme collaborano tramite le associazioni dei commercianti a questo mercato di Natale. Cercherò di essere breve perché i contenuti importanti oggi ce li daranno sia Sardex che Energetta Energia, un Natale che vuole raccontare un commercio ecosostenibile, un commercio responsabile. Cos'è il futuro per noi? Il futuro è raccontare un regalo che viene dato non solo per la persona a cui pensiamo di fare un dono, ma che viene fatto anche per la nostra comunità. Viene fatto per la nostra comunità, ma viene fatto anche per il futuro, quindi l'ecosostenibilità. All'interno di questa direzione ci siamo messi sulle spalle dei giganti, in questo caso della rete di Sardex, ovviamente con l'esperienza di Energit, e cercare di avere un punto oggi di incontro che viene preso col momento più grande per quanto riguarda il commercio, quindi Natale, ma sicuramente iniziare a ragionare su cosa deve essere il commercio nel futuro, soprattutto per noi come commercio. Poi vuol dire che siamo estremamente orgogliosi ed entusiasti di essere main sponsor di questo evento. Quando Emanuele è venuto a presentarci questa opportunità, è partita subito la scintilla, sia per una questione di comunione di intenti e di messaggi,
ma perché parliamo essenzialmente delle stesse cose, parliamo di economia del territorio, di prodotto locale e parliamo di piccola media impresa sarda. Quindi il nostro auspicio è che questo Natale ci si possa, soprattutto i visitatori del mercatino e di Cagliari coi fiocchi, possano permettersi un regalo in più grazie allo strumento del programma Sardex Bisu, che sarà, diciamo così, il messaggio che andremo a veicolare durante questo evento, che permetterà loro di acquisire nuovo e maggiorato potere d'acquisto, che potranno veicolare appunto presso non solo gli standisti partecipanti all'evento, ma anche e soprattutto presso tutti gli aderenti al programma Sardex Bisu. Ecco, secondo me questa è un'opportunità per la cittadinanza di esprimere un voto non politico ma di fiducia nei confronti dell'economia del territorio, nei confronti della piccola media impresa sarda e nei confronti del prodotto locale fatto, pensato, costruito e venduto in Sardegna. Noi siamo molto contenti che Sardex e il Centro Commerciale Naturale abbiano voluto coinvolgere Energit in questa attività qua, perché pur essendo un operatore nazionale crediamo ormai da un paio d'anni, da quando il management di Energit è totalmente sardo, crediamo fortemente a una spinta verso il territorio sardo, a una vicinanza di Energit verso il territorio sardo. Energit che, ripeto, è un operatore nazionale ma che vede, essendo nata in Sardegna, essendosi sviluppata in Sardegna, vede il territorio sardo come veramente affine agli obiettivi di Energit, di sviluppo, tecnologia e sostenibilità. La novità che porteremo per questa manifestazione è l'introduzione del nuovo prodotto, che sarà un prodotto totalmente verde, cioè la vendita di energia per tutto il mercato domestico totalmente verde, al 100% provenienti da fonti rinnovabili. Questa sarà l'occasione, sicuramente un'occasione propizia, perché ci sarà 200.000 visitatori, questi sono i numeri che ci aspettiamo, sarà un'occasione soprattutto per legare ancora più forte con tutto il territorio, tutto il tessuto imprenditoriale sardo, che a Cagliari si concentrerà in questa occasione.